stato peggio di una purga, quella che abbiamo dovuto trangugiare ieri sera. E diciamo che è stato peggio di una purga per restare in campo farmaceutico. Sapete tutti dai giornali che l'Agenzia Europea per il Farmaco non arriva a Milano, se n'è andata ad Amsterdam e se n'è andata per una bizzarria della sorte, per delle regole che sono veramente inconcepibili, anche perché riguardano istituzioni di altissimo livello come sono le istituzioni europee. Ma non è stato semplicemente una beffa per l'Italia, è stata una beffa anche per la Germania che aspirava ad avere l'agenzia bancaria europea, che se ne va a Parigi anche questa per sorteggio. Questo è il quadro, ma ci sono certamente delle considerazioni da fare e queste le affidiamo al nostro notista economico Dino Solconà. Allora, Dino, te Allora, sperimentiamo l'aspettavo questo? subito una cosa. È una delle rare volte in cui il paese si è presentato come sistema. Non ci sono state le solite querelle e polemiche politiche, ma l'Italia si è presentato con un progetto avveniristico e competitivo. Milano, infatti, pur avendo perso, rimane ormai uno hub dei servizi orientato alla ricerca e alle scienze della vita. Abbiamo perso, ma abbiamo perso bene. Abbiamo perso per, diciamo, una valutazione maligna della sorte, che era però, erano state approvate queste linee guida dal Consiglio europeo a giugno. Però il Consiglio europeo contava che i votanti fossero 27 e per cui pensavano che un numero dispari non potesse che favorire una maggioranza. Invece con l'astensione di Bratislava, che era stata messa fuori già dal primo turno, si è verificato questo, diciamo, fortunata possibilità per Amsterdam per far confluire su se stessa i voti, quei voti che avevano votato Copenaghen. Per cui noi che avevamo vinto le prime due corse ci siamo trovati a competere nella terza votazione, diciamo, con il famoso biscotto calcistico, perché i voti che erano andati a Copenaghen dei paesi del nord sono andati a confluire, tranne uno, su Amsterdam e quindi abbiamo pattato la partita. Detto questo, però, bisogna riconoscere all'avversario i meriti, perché Amsterdam è una bellissima città che ha servizi a livello internazionale e soprattutto il personale dell'EMA aveva dato una preferenza sia per la vicinanza a Londra, sia perché dicevano ad Amsterdam per il coniuge era più possibile trovare un posto di lavoro. Dino, però vorrei dire questo. Noi ci consoliamo, diciamo, abbiamo fatto sistema e per la prima volta, voglio dire, maggioranza, opposizione, funzionari, insomma, a tutti i livelli, diplomazia, ci siamo mossi bene. E quando l'Italia si muove compatta, qualche risultato lo ottiene. Però dobbiamo anche dire che perdiamo molto. Certo. 900 funzionari, ricercatori importanti, giri di miliardi, farmaci che noi avremmo potuto autorizzare e adesso non possiamo farlo noi, ma lo faranno gli olandesi. Dobbiamo dire anche
questo aspetto. Beh, certo, questo aspetto, cioè si calcolava dalla Bocconi che ci sarebbe stato 1.700.000 euro di indotto, perché tra l'altro, a parte i 900 e passa ricercatori che avremmo ospitato, ci sarebbero stati 36.000 visitatori. Pensate che le case giapponesi, le case farmaceutiche giapponesi, per far approvare i loro farmaci devono passare dall'EMA. Perché spieghiamo che cos'è l'EMA. L'EMA è stata costituita, è un'agenzia europea che ha il compito non solo di valutare l'entrata dei medicinali, ma è anche un perno dell'industria farmaceutica, è anche un motore, diciamo, più avanzato della ricerca biomedica. Ecco che cosa abbiamo perso. Okay. Abbiamo perso poi quello che tu mi hai detto, diciamo, la prima domanda che mi hai fatto. È possibile, quasi folle, che in una globalizzazione mondiale, in uno stato moderno della robotica, delle alte tecnologie, ricorriamo ancora alle due buste? Questa è la follia di una società politica come l'Europa, che ancora va all'asce raddoppia. Questo è, il limite. Bene, e su questa considerazione interessante, che è una considerazione poi politica, economica, che hai fatto, noi chiudiamo il nostro collegamento con te e ci rammarichiamo, ma contro la sorte non possiamo fare niente. Forse ha detto bene Maroni, non sono contento, ma mi devo complimentare con la Vorrei forzata. Aggiungere una cosa. Dimmi. C'è da meditare il perché i signori spagnoli ci hanno votato contro. Gli spagnoli si sono ricordati del dominio olandese, va? E questo probabilmente è la storia che ci ha beffato. Grazie Dino, buon lavoro.